Per avermi invitato, io vorrei innanzitutto partire da quella brevissima stagione, quella brevissima primavera che abbiamo tutti vissuto appena dopo la grande vittoria del referendum, no? In cui sembrava veramente che questo popolo, no, avesse detto delle parole chiare, che queste parole dovessero essere assolutamente comprese e tradotte poi in strumenti concreti, no? In norme conseguenti. Ma evidentemente noi non siamo abituati a vincere, non siamo abituati a vincere come popolo in questo paese, perché quello che è successo è che poco dopo sono state approvate delle norme da parte di questo governo che hanno progressivamente svuotato il senso di questo referendum. Naturalmente quando parlo della primavera italiana mi riferisco non solo al risultato straordinario del referendum, ma anche a esperienze importanti come quella che Luigi De Magistris ci ha stasera consegnato con riferimento alla città di Napoli, ma anche naturalmente all'esperienza di Milano. Con quali strumenti questo governo sta svuotando di significato il referendum? Innanzitutto con questo articolo 4 del decreto legge che è appena stato approvato e che è in discussione appunto proprio in queste ore, dove sostanzialmente andando esattamente in direzione contraria dall'espressione del referendaria si invitano sostanzialmente i comuni a passare le vie di fatto, e cioè ad andare verso una liberalizzazione dei servizi pubblici, e lo si fa attraverso delle imposizioni, per cui prevedendo proprio dei tempi entro i quali i comuni devono sostanzialmente giustificarsi se gestiscono un servizio pubblico in amministrazione diretta, e anche attraverso degli incentivi economici, cioè chi consegna i propri servizi al mercato riceve in cambio, diciamo. E tutti sappiamo quanto i comuni vivano grosse difficoltà economiche, e quando arriva qualcuno con la carotina, insomma, quanti amministratori siano poi spronati in qualche misura ad essere conseguenti. Guardate, questa idea tra l'altro della privatizzazione, della liberalizzazione, non è un'idea che appartiene a questo governo, è ormai l'idea imperante nella politica italiana ed è purtroppo un'idea molto trasversale, e questa crisi economica, no, dove, che sta giustificando, diciamo così, questa, attraverso questi strumenti, questa macelleria sociale che vede da una parte una destra molto protagonista e dall'altra parte una sinistra troppo responsabile, no, che si adegua facilmente rispetto anche a queste manovre. Si sta veramente esprimendo con procedimenti e con norme che stanno svuotando letteralmente il senso ultimo dell'espressione della maggior parte dei cittadini italiani. Guardate, mentre venivo qua ho una radio in macchina abbastanza scassata, non si prendeva la stazione, volevo ascoltare il dibattito parlamentare. A un certo punto la stazione si è sintonizzata e guarda caso c'era il senatore della Lega Nord, peraltro veneto, peraltro bellunese, Vaccari, che stava dicendo esattamente queste parole. Cioè diceva, dobbiamo superare, diceva, no, l'opposizione di queste piccole lobby nazionali che si oppongono alla liberalizzazione dei servizi pubblici. Cioè, questo era quello che stava dicendo. Allora, quei 27 milioni di italiani che hanno votato contro la liberalizzazione dei servizi pubblici possono essere considerati in un dibattito parlamentare delle piccole lobby? E questo attacco sta diventando sempre più mirato e puntuale, proprio andando ad incidere anche sulle norme costituzionali. Guardate, l'articolo 41 della Costituzione, sono pochissime righe, recita così:
L'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza e alla dignità umana. Allora, quello che sta succedendo adesso è che sostanzialmente si sta riproponendo questa rilettura dell'articolo 41 della Costituzione, che è stata prevista proprio in questo decreto, dove sostanzialmente si dice: in attesa della revisione dell'articolo 41 della Costituzione, comuni, province, regioni e Stato, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del precedente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti, statuti, eccetera, al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto quello che non è vietato dalla legge. Cioè, esattamente il contrario. Allora io su questo voglio partire proprio da questa sera e da questo incontro per dire che noi come comuni dobbiamo fare assieme un atto di disobbedienza civile. Cioè, non è possibile che i comuni iscrivano nei propri statuti comunali una norma che va contro gli interessi pubblici e che alla fine produrrà un saccheggio delle risorse dei nostri territori. È tutto giustificato da questa crisi, cioè da questa crisi economica che è figlia di questo modello di sviluppo e che non potrà mai essere curata con le stesse ricette che l'hanno determinata. Guardate, quando io parlo di purtroppo una visione trasversale che dobbiamo avere bene in testa e che dobbiamo combattere, sto parlando a ragion veduta, perché quello che io vedo girando un po' questa nostra Italia malandata è che purtroppo anche in regioni di sinistra, ormai regioni storiche della sinistra, chi decide la politica non siede più nelle segreterie dei partiti e non è sicuramente presente nelle feste dell'unità, ma chi decide la politica ormai siede nei consigli di amministrazione delle multi-utility, cioè queste grandi multi-utility stanno decidendo le strategie politiche della sinistra. Non a caso, appena dopo il referendum, Bersani si è subito prodigato di dire, per tranquillizzare i consigli di amministrazione, che questo referendum ha tolto solo l'obbligarietà alla privatizzazione, ma che la privatizzazione resta comunque un'opzione possibile. E su questo purtroppo c'è una coincidenza di vedute tra destra e sinistra che è la vera questione che noi dobbiamo cominciare innanzitutto a individuare e poi a combattere assieme. Guardate, ormai queste grandi multi-utility sono quotate in borsa, seguono le logiche del mercato, seguono le logiche delle aggregazioni societarie, seguono le logiche della competitività, della finanza, sono tutte logiche che sono sempre più distanti dai bisogni dei cittadini, sono sempre più vicine alla finanza e sempre più distanti dalla vita. È proprio il caso di dire che la scelta è ancora una volta tra o la borsa o la vita, e noi dobbiamo scegliere la vita. Ecco, io credo che debba nascere, e condivido quello che diceva prima Luigi De Magistris, una nuova alleanza fra movimenti, a partire proprio dai movimenti di resistenza sul territorio. Guardate, dove si sono ormai gli unici luoghi dove si articola anche una discussione che riesce a guardare oltre. A partire proprio da un accordo, insomma, da una nuova mobilitazione che veda coinvolti i movimenti sui territori, i comuni, le amministrazioni pubbliche che su queste stanno cominciando a praticare proprio con azioni concrete anche un'alternativa possibile. Mi riferisco alle cose che ha detto adesso De Magistris, ma anche alla bellissima esperienza dell'Associazione Nazionale di Comuni Virtuosi, a partire proprio dai beni comuni, una frontiera che deve essere estremamente difesa ad ogni costo rispetto all'aggressione che sta avvenendo,
a partire anche da una nuova riconversione delle produzioni, perché anche qui ci sono delle alleanze. Stasera manca la Carla Poli, stiamo parlando anche di esempi concreti di persone che a partire dalle nostre stesse convinzioni stanno creando impresa. Anche in questo settore è possibile creare e cercare delle alleanze, e a partire anche, io lo dico in maniera molto chiara, da un rinnovamento radicale della classe dirigente. Perché quello che serve, a mio avviso, nell'idea che ho della politica, è che la politica deve avere come un orizzonte alto di riferimento, un orizzonte non utopico, un orizzonte possibile ma alto, con cui si deve assolutamente misurare come riferimento e come traguardo, e poi deve avere la capacità di agire concretamente con le azioni di ogni giorno. Ecco perché io credo che non può esistere una politica che possa essere vicina alla gente e che non passi attraverso un processo partecipativo e decisionale che sia in grado di immaginare un'idea di futuro desiderabile per noi e per i nostri figli. E questo deve essere l'orizzonte di riferimento. E io credo che se esiste una politica a cui possiamo pensare per il futuro, a partire da queste nuove aggregazioni, deve essere quel modello di politica che deve prefigurare come obiettivo la capacità di dare un senso all'esistenza. Io ringrazio Ezio, si sta facendo tardi, allora io chiederei rapidamente.